Ciao ragazzi, buona giornata. Intanto, oggi abbiamo pensato con l'ufficio marketing di fare un video che possa aiutarvi a comprendere meglio Rep Crusher. Che cos'è Rep Crusher? È la nuova gamma di prodotti che lancia Pro Action, un Inter Canvas, quindi tra circa 2 settimane uscirà, per il CrossFit. CrossFit sapete essere un'attività in voga, in aumento esponenziale a livello delle palestre, anzi un'evoluzione delle palestre che cambiano un po' il tipo di allenamento dal classico bodybuilding a questo nuovo modo di fare pesi, ma non solo pesi, anche attività aerobica, e si chiama CrossFit. Le palestre stesse non si chiamano palestre, ma si chiamano box, e quindi è nata l'idea e anche la necessità di fare una gamma di prodotti dedicati a questo mondo del CrossFit. Vi girerò via mail delle schede tecniche, dei file che vanno un po' a illustrare un pochettino il prodotto, ma vorrei un po' dirli anche a voce perché sono prodotti un po' particolari. Allora, Rep Crusher sono due prodotti, un pre-workout e un post-workout. Già il nome è diverso, infatti si chiamano pre-wood e post-wood. Perché? Perché la parola wood vuol dire workout of the day, sono parole del CrossFit. Quindi dire pre-workout è un modo generico, pre-wood già vuol dire, o post-wood, un prodotto tipico per il CrossFit. La parola rep crusher anche qui vuol dire repetition crusher, ripetizione distruttiva sostanzialmente. Quindi sono parole molto inerenti al CrossFit. Vedrete poi dalle slide che manderemo anche che la grafica è completamente diversa, il brand rimane Pro Action, non Pro Muscle. Perché? Perché il CrossFit è un'attività anche molto aerobica, non è solo muscolare di potenza. Quindi nasce questa idea di Pro Action Rep Crusher, questo colore giallo, nero direi antracite, che richiama la lavagna, anche qui non è un caso. Perché nero lavagna? Perché nelle palestre di CrossFit, cioè nei box di CrossFit, hanno una bella lavagna che assomiglia a questa qua dietro, che si vede, è un cartello che viene poi messo e venduto e anche proposto nei box, dove gli allenatori, CrossFitter si chiamano, scrivono gli allenamenti col gessetto. Tra l'altro abbiamo questo tipo di levagna che è la novità anche come materiale POP, materiale pubblicitario, dove potranno scrivere l'allenamento direttamente col gessetto. Quindi già i colori richiamano un mondo CrossFit ed è una linea completamente a sé. Entriamo un po' nel tecnico. Due prodotti, dicevo, pre-workout e post-workout, o meglio, pre-wood e post-wood. Il pre-wood è un concentrato di veramente una serie di prodotti che cosa fanno? Alla fine danno energia, sostegno, resistenza, massa, tonificazione, vediamo nel dettaglio. La formula base, vuol dire gli ingredienti che si possono trovare anche in altri pre-workout del CrossFit, sono creatina a 3 grammi, citrullina malato 3 grammi, la citrullina è un vasodilatatore più potente dell'arginina, ricordo che citrullina, ornitina e arginina sono tre amminoacidi che fanno parte di un ciclo metabolico dell'ossido nitrico, cioè diventano l'ossido nitrico che è il vero vasodilatatore. Dare citrullina è un modo più efficace di dare arginina, sostanzialmente. Ecco perché non ho messo l'arginina classica. Quindi creatina 3 grammi, citrullina 3 grammi, caffeina 200 mg. Quindi qui avete il binomio vasodilatatore e vasocostrittore, un po' un effetto, come si può dire, non dico, vorrei dire distordimento, ma non è proprio il termine corretto. Diciamo che l'abbinamento dà una certa tonicità di base, fa sentire il crossfitter molto, molto presente. Comunque alla fine non serve uno scopo energetico. Vitamina B6 e B2, oltre il 100% di NRV, quindi fondamentale per l'assorbimento. E fin qui abbiamo la formula base, creatina, citrullina, caffeina e vitamine del gruppo B. Poi abbiamo nel pre-wood due nuovi ingredienti, due prodotti di origine americana al 100%, brevettati, registrati, abbiamo il permesso dal produttore americano nella commercializzazione. E cosa sono? Sono Sustami, nome commerciale brevettato, e Carnosi, anche questo nome commerciale brevettato. Sustamin è una glutammina attaccata a un'alanina, cioè un peptide, glutammina alanina, sul quale hanno molto studiato e hanno molto approfondito, e si è visto che questi due amminoacidi messi assieme, quindi resi in forma peptide, di peptide, hanno una serie di attività
ha una serie di effetti simili alle proteine addirittura. Quindi è come se avessi una proteina in miniatura. E cosa fa questa sustamina? Recupero, massa, tonificazione, addirittura sintesi di glicogeno muscolare. Quindi è come se usassi un carboidrato. Quindi non devo caricare di carboidrati, non va sull'insulina di colpo, ok? Glutammina attaccato all'analina, avete un prodotto innovativo, siamo primi in Europa che lanciamo questo prodotto, Sustami, che è della Chiova tra l'altro, quindi 100% puro, che veramente dà energia, tonificazione, recupero già prima di iniziare, cioè per disponere il fisico a lavorare meglio, aumento di massa e sintesi di glicogeno. Capite che questo è un prodotto che vale sì per i CrossFit, ma va benissimo anche per chi? Ma per l'endurance, ultra endurance, triathlon, mezza Ironman, Ironman, ultramaratone, gran fondo, chi fa magari anche lo sci alpinismo, perché no? E attività comunque molto intense aerobiche. Noi per Crash lo lanciamo nel mondo del CrossFit, ma questo non vi vincola a consigliarlo proprio a sportivi di altra categoria, ok? Quindi il Sustami è il primo, diciamo, asso nella manica. Il secondo è carnosine. Che cos'è carnosine? I nutrizionisti sanno che carnosina è un dipeptide di betalanina e istidina. L'America ha brevettato questa betalanina pura, che si chiama carnosine, è la betalanina singola. La betalanina è un tamponante dell'acido lattico, quindi va a far sì che il muscolo recuperi prima e possa mantenere più a lungo uno sforzo intenso. Quindi giocando con Sustamin e Carnosine, questi due brand americani, ovvero questo peptide, glutamina alanina e questo aminoacido betalanina puro, avete un pre-workout, o meglio pre-wood, assolutamente top, top di gamma. Se poi aggiungiamo creatina, citrullina, caffeina, avete un prodotto ancora più forte. Questo è pre-wood, il dosaggio è 20 grammi, il barattolo è da 400 grammi. E quindi sono praticamente 2x4 sono 20 allenamenti che sono circa 2 mesi, mese e mezzo, 2 mesi. È un prodotto assolutamente di nuova generazione, super qualitativo e vi assicuro che già molte persone che hanno già molti agenti anche nostri che l'hanno visto sono curiosi anche di provarlo loro stessi. Questo è Prelude, ok? Poi trovate nelle slide schede tecniche dimostrative e vi spiegherò anche in maniera più approfondita un pochettino l'aspetto di glutamina, alanina o di carnosine. Pre-Wood migliora la prestazione, riduce il catabolismo, aumenta la massa muscolare e tonificazione, ok? E questo è Pre-Wood. Bene, adesso ci parliamo di Post-Wood, questo post-workout. Anche questo prodotto, o meglio, un multiprodotto, un pluriprodotto, vediamo nelle singole parti. Allora, contiene 1 grammo di taurina. La taurina sapete che da sola è un potente defaticante. Quando è associata alla caffeina va ad accentuare l'aspetto, diciamo, eccitante della caffeina, tipo Red Bull o tipo il nostro Extreme. Se da sola, infatti nelle prove vi ricordo che c'è taurina, ha un grande potere defaticante. Chiedete 1 grammo di taurina, che è tanto 1 grammo di taurina, è veramente tanto. Poi avete 1 grammo di vitamina C, quindi avete già un integratore di vitamina C, 1 grammo per dose. Sali minerali, magnesio, potassio, citrato, quindi alcalini, quindi taurina, la vitamina C e magnesio e potassio, già sarebbe a posto così il prodotto come recupero. Abbiamo ulteriormente voluto migliorare la formula, abbiamo aggiunto che cosa? I ramificati, però in che proporzione? Qui è un po' un gioco di numeri. La proporzione nuova che lanciamo sul mercato, anche qui primi in Europa, e a livello mondiale siamo in due, noi e un americano tra l'altro, lanciamo il BCA 922. Senza impazzire con i numeri, sapete no, che c'è la gara del 211, 411, 811, 10, 12 avanti, però facendo così si aumenta solo la leucina. La leucina da sola non ha lo stesso effetto rispetto a quando è associata agli altri due ramificati, la isoleucina e la valina. Allora che fare? Io posso aumentare la leucina aumentando un po' le altre due, quindi non è un 411, non è un 811, ma è un 922. E per dose avete 9 parti, 9 porzioni di leucina, 2 di isoleucina e 2 di valina. Quindi
Quindi è un ramificato più forte, più concentrato, se passate il termine. Taurina 1 grammo, vitamina C 1 grammo, magnesio, potassio alcalino, alcalini, quindi sali alcalini. Sapete che è molto importante usare un idratante alcalino che non sia acido, che non dia problemi di stomaco, che non dia blocchi di stomaco, che non dia effetti di nausea, eccetera, eccetera. E una forma aminoacidica diversa, 922. Ottenete un post-workout completamente diverso dal mercato. O meglio, post-wood, cominciamo a chiamarli coi nomi da CrossFit. Post-wood. C'era il pre-wood prima, abbiamo parlato, adesso il post-wood. Due prodotti completamente nuovi e sicuramente molto ambiti, secondo me, perché provate a vedere anche dei competitor, non trovate queste formule. Nemmeno la Nett, che propone di essere prodotti un po' particolari, formule un po' innovative, ha semplicemente fatto Max Effort, adesso lo dico che è un pre-workout, che assomiglia molto per workout classici da palestra. Ok? Quindi pre-wood, post-wood, prima di fare CrossFit e post-CrossFit. Vi assicuro che qualsiasi cliente ne sarà entusiasta. Buon lavoro ragazzi a tutti e grazie, alla prossima, ciao!